Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Tonifix.in. A cosa serve? Tonifix.in ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere delle cartilagini, delle articolazioni e delle ossa. È commercializzato in Italia dall'azienda Skinius SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Skinius SRL. Concessionario: Skinius SRL. Categoria di appartenenza: integratori per il benessere delle cartilagini, delle articolazioni e delle ossa. Forma farmaceutica: compressa. Confezioni: Tonifix.in 30 compresse da 310 mg. Indicazioni: la vitamina D3 contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare e di ossa normali. L'estratto di salice è utile nel contrasto degli stati di tensione localizzati e supporta la funzionalità articolare. Modalità d'uso: assumere da 1 a 4 compresse al giorno, secondo necessità, da deglutire con acqua. Si consiglia l'uso combinato con la linea Skinius a marchio registrato Anti-Aging Dermocosmetica. Descrizione e caratteristiche: vitamina D3, colecalciferolo. Il colecalciferolo ha una forma di vitamina D3. Viene prodotta dalla pelle quando ci si espone alla luce del sole, in particolar modo alla radiazione ultravioletta, UVB. Solo per il 10% viene assunta attraverso l'alimentazione. I cibi più ricchi di vitamina D sono il pesce grasso come il salmone, le uova, l'olio di fegato di merluzzo, le carni rosse e alcune verdure. La vitamina D3 è utile per contribuire al mantenimento della normale funzione muscolare e di ossa normali. Salice, Salix alba L. L'estratto della corteccia di salice contiene flavonoidi, tannini e salicina utile nel contrasto degli stati di tensione localizzati. Curcuminoidi, curcuma longa L. Agisce come antiossidante e risulta utile per supportare la funzionalità articolare. Piperina, Piper nigrum L. Agisce come antiossidante e risulta utile per regolare la funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti, si consiglia di sentire il parere del medico. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Non usare in gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, dall'umidità e da fonti dirette di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato. Ingredienti: curcuminoidi 95% da curcuma longa L. Agente di carica: cellulosa microcristallina, salice corteccia, Salix alba L, ES, TIT. 30% salicina. Agenti di rivestimento: amido acetilato, talco. Agenti antiagglomeranti: carbossimetilcellulosa sodica reticolata, sali di magnesio degli acidi grassi, piperina 95% da Piper nigrum L. Colorante: calcio carbonato. Agente antiagglomerante: biossido di silicio. Agenti di rivestimento: glicerolo, gomma lacca, vitamina D3, colecalciferolo. Coloranti: ferro ossido rosso, ferro ossido giallo. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.